benvenuti al nuovo appuntamento del telegiornale di Fraser TV di Casale Monferrato. Emergenza sanitaria, in provincia sono 8 i decessi del coronavirus secondo l'unità di crisi regionale che registra anche 88 nuovi contagi e 354 guarigioni. In Piemonte sono 84 i decessi in più di persone positive, di cui 11 ieri. In totale nella provincia di Alessandria è ora di 1034 e a livello regionale i pazienti guariti aumentano di oltre 3200 rispetto a prima. E passiamo ora alla cronaca: riduzione in schiavitù e tratta di persone, 34enne nigeriana arrestata. I carabinieri di Pontestura hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa nel novembre del 2018 dal GIP del Tribunale di Torino, una 34enne nigeriana irregolare sul territorio nazionale, conosciuta come Madame Silvia, dimorante a Camino, gravata da numerosi precedenti di polizia. I carabinieri erano da tempo impegnati in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata alla verifica della presenza sul territorio della cittadina nigeriana accusata di riduzione in schiavitù e tratta di persone. I controlli si erano fatti più serrati dal novembre del 2019, quando era stata arrestata in esecuzione di un mandato di arresto europeo una 53enne accusata di aver cercato di introdurre clandestinamente in Gran Bretagna dei cittadini stranieri con l'aiuto di altri loro connazionali, e si sono conclusi ieri con l'individuazione della 34enne nigeriana. Morano, medico e infermiere feriti mentre prestavano soccorso per un incidente. Un mezzo di soccorso del 118 di Trino è stato coinvolto in un incidente ieri sera dopo le 19 lungo la provinciale 31 bis sul cavalcavia per Morano Po. Un infermiere e un medico sono rimasti feriti in condizioni serie dopo essere stati investiti mentre prestavano un soccorso in seguito ad un altro incidente. I due sembra si trovassero sull'auto medicalizzata quando un altro veicolo ha urtato il mezzo. Entrambi sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Casale. Incontro con i sindaci sulla lotta alle zanzare. Intervento del capogruppo della Lega in consiglio comunale Alberto Drera e consigliere delegato alla lotta alle zanzare proclama la sua soddisfazione dell'incontro di lunedì sul progetto di lotta alle zanzare. Alla riunione hanno partecipato una cinquantina di sindaci. L'intento è di ottenere uno stanziamento pluriennale dei fondi che consenta ad IPLA di programmare e ottimizzare gli interventi. Si valutano soluzioni come l'utilizzo di droni per il monitoraggio dei focolai larvali e distribuzione di larvicidi e l'estensione del progetto a nuovi comuni, anche del Vercellese e del Pavese, così da estendere l'area territoriale e risolvere la problematica sia nell'aspetto sanitario, dati notevoli episodi riscontrati di febbre del Nilo, che turistico per gli investimenti sempre più consistenti. Secondo Giorgio Felici, presidente del Confartigianato Imprese Piemonte, questa seconda ondata della pandemia, comportando una chiusura quasi completa di molte regioni, tra cui il Piemonte, l'imprenditoria artigiana rischia la conseguente chiusura definitiva di molte piccole imprese e perdita di molti posti di lavoro. Altra misura necessaria, conclude Felici, è la proroga del superbonus 110% per almeno 3 anni al fine di continuare a creare importanti opportunità di lavoro per le imprese delle costruzioni. E passiamo ora alla scuola. Nasce il primo sindacato degli studenti di Casale. Mercoledì 9 dicembre è nato il primo sindacato studentesco di Casale, fondata da un gruppo di alunni di diversi istituti superiori casalesi. L'organizzazione si occuperà di difendere i diritti degli studenti e di rappresentare gli stessi davanti alle istituzioni. La sede casalese farà parte di una delle maggiori organizzazioni studentesche a livello nazionale, la Rete degli Studenti Medi, oltre che del Forum Nazionale delle Associazioni. La nuova associazione, oltre alle attività di rappresentanza, si occuperà di creare momenti di aggregazione, informazione e discussione per la cittadinanza studentesca. Passiamo ora alle notizie di attualità. A Casale 2 giornate straordinarie di mercato. Sono state approvate dalla Giunta Comunale di Casale 2 edizioni straordinarie del mercato ambulante di Piazza Castello nelle mattinate di domenica 13 e 20 dicembre. I mercati si svolgeranno dalle ore 7 alle 14 con le stesse modalità dei tradizionali appuntamenti del martedì e del venerdì. Nell'area di mercato sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle 16. Pronti per il mercatino dell'antiquariato se il Monferrato sarà zona gialla?
Si attende oggi l'ufficialità del passaggio del Piemonte a zona gialla, che permetterà al mercatino dell'antiquariato di Casale di svolgersi regolarmente domenica 13 dicembre. Sarà quindi consentito l'accesso al mercatino anche ai visitatori provenienti da altri comuni e dalla Lombardia, che dovrebbe assumere lo stesso status. Verranno attuate tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento della rassegna in sicurezza, anche facilitate dal fatto che il mercatino si svolgerà all'aperto, ma in uno spazio protetto e isolato come quello del mercato Pavia, dove è possibile evitare l'affollamento interno. L'ingresso sarà contingentato e l'orario al pubblico sarà dalle 8.30 alle 17. Entrata e uscita saranno diversificate. Modificata fino a venerdì 11 dicembre la viabilità in via Massimo D'Azeglio e via Balbo. Chiusa al traffico via Massimo D'Azeglio per permettere alla AMC di ripristinare il guasto alla rete idrica verificatosi martedì 8 dicembre. Per l'intervento l'intera strada sarà interdetta al traffico veicolare fino al termine dei lavori previsti per venerdì pomeriggio 11 dicembre. Una chiusura che prevede alcune modifiche alla viabilità. Provenendo da via Alessandria si dovrà proseguire in via Balbo per poi uscire in via Roma. Il senso unico di via Balbo sarà quindi invertito per tutta la durata della chiusura di via Massimo D'Azeglio, diventando percorribile nella direzione via Alessandria via Roma. Il progetto Gli Imperdibili del Museo Civico di Casale ritorna con il riallestimento di ben 5 opere che quest'anno ha interessato: Autoritratto di Niccolò Musso, la scultura d'inizio 500 di Sant'Antonio e il trittico risorcimentale di Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Cavour. Avviato da un anno, il progetto degli Imperdibili prevede la valorizzazione delle opere più significative della Pinacoteca, corredandole di pannelli ed elementi grafici che facilitano l'identificazione. Riparte la stagione del tartufo bianco a Murisengo. È ripartita lo scorso weekend la stagione del tartufo bianco nel Monferrato con la riapertura del Temporary Store in via Asti 2 e dell'angolo del Trifulao in piazza Boario, in cui si potranno acquistare prodotti tipici. Tutti i sabati e domenica fino a gennaio lo store sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre l'angolo del tartufo dalle 10.30 alle 12.30. Rimane attiva la vendita a distanza dei tartufi. Per comprare sarà necessario mandare un'email all'indirizzo segreteria@fieradeltartufo.com, direttamente sul sito www.fieradeltartufo.net. Maggiori informazioni riguardo alla stagione e la descrizione di tutti i prodotti tipici offerti. E passiamo ora alle notizie di sport. Calcio Serie D, Casale Dertona, come cambia il calendario? Cambia il calendario della Serie D in tutti i gironi. Da domenica 13 dicembre riparte il campionato, con la giornata in programma l'8 novembre, che per il raggruppamento A, quello di Casale, HSL Dertona, è la nona. I nerostellati in casa con Sestri Levante, i leoncelli sul campo dell'Arconatese. Proprio nel girone A e nel C, l'altro con 20 squadre, l'andata terminerà il 14 di febbraio, per tutti gli altri il 21. Per l'intera Serie D il 6 giugno sarà l'ultimo atto della stagione regolare. Aumentano i turni infrasettimanali per tutti 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 14 aprile, per A e C anche mercoledì 20 gennaio e 5 maggio. Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione: per le festività natalizie la nona giornata, l'undicesima per i gironi A e C, è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la settima di ritorno, la nona per A e C, si giocherà il 1 aprile anziché il 4. Proprio il 1 aprile è in programma il derby di ritorno al Palli tra Casale e HSL, mentre quello di andata è uno dei recuperi che ancora devono essere calendarizzati. Tutta la Serie D si fermerà il 14 marzo per il torneo di Viareggio. Casale e Città di Varese si dividono la posta 1-1. È terminata 1-1 la sfida giocata mercoledì pomeriggio allo stadio Natal Palli tra Casale FBC e il Varese, tutto valido per la settima giornata della Serie D. I lombardi dell'ex allenatore casalese Ezio Rossi si sono portati in vantaggio grazie al gol dell'ex nerostellato Lillo, il migliore in campo. Occasione per gli uomini di Buglio grazie all'azione di Coccolo. Nei 45 minuti successivi la reazione nerostellata e il pareggio con un autogol dei varesini. Doppia espulsione negli ultimi minuti tra gli 11 in campo del Casale per Todisco e Coccola. E con questa notizia concludiamo qui il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per l'ascolto e l'appuntamento con noi alla prossima edizione. Grazie e arrivederci.